Cosa vuol dire avere una manifestazione come questa all'interno di una che comunque era già riconosciuta, no? La Fiera di San Giuseppe, però in questo caso si vuole portare a conoscenza quelli che sono i prodotti tipici della zona. Certo, la Fiera di San Giuseppe inizialmente, tanti anni fa, era solo per il settore agroalimentare, era l'inizio della primavera praticamente, quindi era il risveglio della natura. Poi andando avanti negli anni si è snaturata, è diventata la fiera di tutti gli altri settori merceologici, meno che l'agroalimentare. Con l'avvento di questo nuovo prodotto che è il mais spinato, si è voluto ripristinare la vecchia tradizione di avere anche il settore agroalimentare. È stato individuato questo parco che ha un posto bellissimo per questo tipo di manifestazione ed ecco che da oggi, da quest'anno in poi, ci sarà sempre il mercato dell'agroalimentare all'interno della Fiera di San Giuseppe. Un'importante firma quella di oggi, ce ne vuol parlare? Sì, oggi si costituisce la comunità del cibo del mais spinato di Gandino. Il mais spinato è partito con i soli produttori, no? Poi c'era solo la farina, poi una serie di altri manipolatori hanno trasformato la farina di mais in prodotti buonissimi, dai dolci alle gallette, alle schiacciatine salate, eccetera. Quindi si sono creati intorno alla farina di mais una serie di prodotti e quindi con una filiera abbastanza corta, e le comunità del cibo sono proprio quelle che comprendono i produttori, i manipolatori e i consumatori, che in questo caso non sono più consumatori ma che noi chiamiamo coproduttori, perché sono quelli che consumando questi prodotti danno la possibilità di sopravvivere a questi prodotti che sennò sarebbero destinati all'estinzione. Per ultimo, ma forse il punto principale da raggiungere per quanto riguarda gli amanti di questo mais, è che oggi si distribuisce il mais per cercare di coltivarlo oltre anche la Val Gandino. Questo è stato, diciamo, forse la cosa più importante. Sì, questo è vero, perché nella Val Gandino non ci sono tanti terreni da poterlo coltivare per aumentare la produttività. Però portandolo fuori c'è il rischio che venga ibridato. Allora il percorso non può essere che questo, che tutti gli anni chi lo coltiva deve venire qui a prendere il seme, perché questo seme è quello primigenio e non verrà mai ibridato. Da loro, fuori da questa valle, è probabile, anzi sicuro, che venga ibridato. Quindi basta che ogni anno vengano qui a riprendersi il seme.